e tradizioni, alle origini della sua città, è anche un appassionato di basket. Direi di salutare lui per salutare tutti gli ospiti. Grazie di essere intervenuto. Abbiamo creduto in questi anni, sono 4 anni che la struttura di Passignano è aperta, una struttura che direi oltre il limite per dare senso e significato, no, alla serata di stasera. Si prende in cura, si prende a carico delle persone, cercando poi di lavorare insieme a loro per l'inserimento sociale. Vede molti assistiti, con 1370 pazienti che la struttura di Magione, una volta si diceva bisogna andare sui posti per trovare notizie, Enzo probabilmente, Alvaro tu potrai confermarlo che segui più da vicino l'attività di Enzo, è sempre sul pezzo come si dice, e il telefono forse lo usa molto meno di tanti altri che seguono le vicende dal computer e utilizzando il telefono. L'idea mi è venuta avendo avuto l'occasione di conoscere questo costruttore romano che poi è il protagonista del mio libro, Diego Anemone, che era il gran corruttore della cosiddetta cricca degli appalti, che tra le altre cose si è aggiudicata anche l'appalto per la realizzazione dell'aeroporto di Perugia. E vedere i miei nonni e la mia famiglia alla quale devo molto, ecco. Pensando ad una persona per bene, ecco, viene in mente mio nonno. Grazie Enzo. Allora, è anche un'occasione per tornare a Perugia. Ringrazio le belle parole che mi ha detto sia Mario Mariano che Enzo, perché significa ritornare alle radici, che mi sembra che sia l'occasione. Soprattutto andando avanti con gli anni, risento questo piacere di tornare alle radici, che vuol dire valorizzarle. Io sto da 15 anni apprezzando il lago con una canoa, con cui però ci ha messo quella caratteristica dell'immobiliare, cioè della casa. E se si vengono i fatti di corruzione che ci sono stati in questi anni, ultimi quelli di Mafia Capitale, c'è sempre una tendenza spaventosa dal punto di vista dell'immobiliarismo. La tendenza o a ottenere case per i propri figli, o a speculare sulle case, o a fare speculazioni edilizie, sembra che sia una tendenza che non riusciamo a debellare. Sia sul libro del romanzo immobiliare di Enzo Peretta, e ringraziamo il procuratore che adesso premia Enzo per questo riconoscimento che la comunità di Passignano gli vuole attribuire. E ad maiora Enzo, e pronti con il prossimo libro. E al procuratore ovviamente l'augurio di grandi risultati professionali e umani. Perché ci conosciamo poco, ma insomma credo che sia scattato qualche elemento di confronto, non soltanto sportivo. Grazie. Allora, prima di venire al momento cruciale della premiazione di Saverio, Ramona che consegna il premio con il dottor Pinaglia in fotografia, con l'allenatrice, la mamma, come la vogliamo chiamare, questa bella foto. Diciamo che lo spirito del premio è rappresentato questa sera da Saverio Bartoli, che riceve un premio del quale probabilmente si ricorderà sempre. Sì, Alvaro per i fotografi. Guarda, Alvaro di là. Dove si deve, ecco, guardare? In camera. E poi per Jenny Narcisi. Evidentemente premiamo Garroni, Emanuele Garroni, che porterà questo riconoscimento a Jenny Narcisi, con l'augurio di Passignano, dei presenti, degli ospiti, e con i migliori successi, perché ha già vinto importanti traguardi. Allora, 1975-2015, 40 anni di onorata e generosa attività. Grazie da Trasimeno Flipper Summer Camp. Consegna la targa Alessandro. Se Alessandro, anche con l'occasione, ci vuoi dire qualcosa. Certo, io volevo ringraziare
intanto i comuni di Passignano e di Tuoro che ci hanno ospitato e accolto in una maniera straordinaria. Noi veramente abbiamo trovato due città accessibili, persone disponibili e una società veramente amica, e penso che si sia creato un rapporto straordinario, un rapporto di amicizia e di fiducia che spero che a nome di tutti scusate, non sono abituato a essere davanti a così tanta gente, ma proprio un rapporto di fiducia e di amicizia che speriamo continui negli anni. Bravo. Grazie a voi. Grazie. Sandro,